Sapevate che la produzione vinicola dell'Azerbaigian risale a 4.000 anni fa? Stiamo per lasciare la capitale dell'Azerbaigian, Baku, per visitare la culla dell'industria vinicola del paese. Seguitemi! Siamo a Goigol, nella più antica cantina in attività dell'Azerbaigian. La viticoltura contemporanea qui è stata avviata nel 1860 da alcuni immigrati tedeschi. È cresciuta costantemente, la vendemmia è il momento migliore per una visita. Lo stabilimento vinicolo di Goigol conta oltre 500 ettari di vigneti. È una delle tenute più importanti dell'Azerbaigian. Uno degli agronomi della cantina ci ha spiegato che alcuni dei vitigni hanno una lunga storia. Prima dell'era sovietica, nel XVIII e XIX secolo, in Azerbaigian crescevano oltre 200 varietà di uva. Durante il periodo sovietico, la viticoltura è stata completamente distrutta nell'ambito della lotta all'alcolismo. Solo 38 varietà sono sopravvissute. Oggi la cantina coltiva 15 varietà di uva, per lo più provenienti da Caucaso ed Europa. Questo, ad esempio, è un Cabernet Sauvignon francese. Tra questi filari ci sono anche due delle varietà locali sopravvissute. Sono Madrasa e Bayan Shira, da cui nascono grandi vini. Bayan Shira è ottimo per produrre vini frizzanti e secchi. Una volta raccolte a mano, le uve vengono trasferite nello stabilimento principale per essere lavorate. Razim controlla meticolosamente la qualità del raccolto. Lavora qui come capo enologo da 32 anni. La vendemmia di quest'anno ha visto passare circa 4.500 tonnellate di uve bianche e rosse. Si trasformeranno in un'ampia gamma di vini per il mercato locale e internazionale. La cantina è il luogo in cui avviene la magia. In questa cantina abbiamo 152 piccole botti di rovere francese che vengono utilizzate per l'invecchiamento del vino. Produciamo vodka, brandy, vino rosso e bianco e spumanti. L'azienda è stata fondata da coloni tedeschi, i fratelli Forer e Hummel. Queste enormi botti sono oggi conservate come pezzi da museo in ricordo di quei tempi. Ognuna delle 19 botti di rovere che vedete qui può contenere 8.000 litri. Venivano utilizzate per invecchiare e preparare il vino per l'imbottigliamento. Gli immigrati tedeschi non hanno solo lasciato una cultura del vino nella regione, ma hanno persino fondato la città di Goigol, dove si trova la cantina. La loro impronta è evidente soprattutto nell'architettura del centro cittadino. I tedeschi arrivarono qui da Colonia nel 1817. Si stabilirono in 5 strade e fondarono la città un anno dopo. All'epoca la chiamarono Elenendorf. I tedeschi vissero in Azerbaigian fino al 1941. Dopo l'attacco nazista contro l'Unione Sovietica, Mosca emise un decreto per esiliare i tedeschi del Caucaso. Siamo andati a vedere la casa dell'ultimo tedesco residente in città. Benvenuti nella casa di Viktor Klein. Viktor Klein riuscì ad evitare l'espulsione e ha vissuto qui per tutta la vita. Viktor Klein ha vissuto in questa casa dal 1935 al 2008. Come tutti i tedeschi che vivevano qui, era un appassionato di vino. Non sorprende che nella casa si trovino una cantina, una pigiatrice e strumenti che testimoniano una lunga tradizione familiare. Questa macchina è stata ereditata dal nonno di Viktor, che l'ha portata da Tbilisi. La comunità tedesca ha svolto un ruolo importante nella vita economica, sociale e culturale della regione. Abbiamo celebrato la loro eredità a Goigol. Non potevamo apprezzare appieno il gusto autentico dell'Azerbaigian senza un viaggio attraverso alcuni dei suoi vigneti. E non finisce qui. Restate con noi per le prossime avventure di Esploro Azerbaigian.